Valerio Alberto Pagnotto, abbiamo già detto, molto esponente dei Giovani Democratici. Con loro ci siamo confrontati con l'ultima elezione che hanno fatto, si chiamava l'ora X, del municipio ovviamente, e appunto abbiamo avuto modo di darci aiuto a vicenda, noi con le nostre proposte, loro con le loro anche consapevolezze e studi, e quindi poi Valerio ci parlerà. Ma innanzitutto vi ringrazio dell'invito a questo evento di oggi, ci tengo aperte, sì, io faccio parte dei Giovani Democratici, però sono stato invitato qua sotto un'essere un po' più tecnica, perché essendo un quasi avvocato ho fatto alcuni studi anche in materia amministrativa, certo non avevo la stessa precisione di Maria Laura, che lei, come ha detto, sono 3 anni che ci sbatte, io in meno di un mese più o meno sto cercando di capirci senza pignami anche. E cercherò di essere diciamo, esaustivo, anche tenendo conto un po' della diversificazione di platea. Allora, per quanto riguarda la questione sistema di controllo open data, certo cerco di vedere che cos'è quei sistemi di controllo, sono quelli istituzionali, quelli di cittadinanza, in base all'argomento di cui stiamo parlando è scontato che ci sono quelli istituzionali, però sono quelli di cittadinanza, che sono quelli in via di sviluppo. E ovviamente senza arrivare a Giustiniano, come ha fatto Maria Laura prima, però parliamo della Carta Europea dei Diritti dell'Uomo, della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, che è stato, diciamo, non dice sistema di controllo, ma parla di diritto all'informazione, che serve l'altra faccia della medaglia dell'obbligo di verità che deve l'amministrazione pubblica in capo ai cittadini. E questo articolo che dice, questo articolo 19 della dichiarazione, dice che ogni individuo ha il diritto di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee con ogni mezzo e senza riguardo al frontiere. Questo ovviamente è una dichiarazione dopo il secondo conflitto mondiale, che è qui però il 48 se non mi sbaglio, e tutta una serie di evoluzioni per quanto riguarda il diritto all'informazione, non tanto quella mediatica che conosciamo, ma anche quella che attiene al rapporto cittadino-istituzione, ha trovato una priorità di sviluppi normativi interni, senza che sappiamo tutta la seconda metà del Novecento, proprio che ricordiamo la classica 241 del 90, che parla della tradizionale istanza di accesso agli atti, dove il cittadino che ha un interesse concreto ed attuale a conoscere il contenuto del determinato atto, lo funziona ancora adesso questo sistema dell'istanza di accesso agli atti, presenta l'istanza, meglio portarsi sempre 2 copie perché una la deposita, l'altra te la tiene un titolo depositato, aspetti 30 giorni e dai questo benedettissimo atto che ti interessa, pagando ovviamente la marca da volo o alla richiesta o al ritiro. Questo è quello che ha funzionato così con la legge 241 del 90, funziona ancora così nei determinati settori. Cosa cambia adesso nei settori che parliamo, ma dei beni comuni, cioè questa universalità della conoscenza, in questa società poi della conoscenza che va tanto di moda dirlo negli ultimi anni, cambia che determinate informazioni devono essere più soggette a interesse concreto ed attuale, e questo ce lo dice innanzitutto la convenzione di Aarhus, che è Aarhus, scusate, ho letto un attimo in più, perché benissimo, grazie ai danesi per questa pronuncia. Cosa dice questa convenzione? Ovviamente è settorializzato il settore ambientale da data 1998, ma proviene da tutta una serie di lavori che sono cominciati già a fine anni 80, inizio anni 90, perché andava a settorializzare una competenza esclusiva dell'Unione Europea, in questo caso in materia ambientale, ed è stata stipulata a livello internazionale, però con riferimento a politiche dell'Unione Europea. Questa è la differenza. E quindi ha voluto indirizzare una partecipazione attiva dei cittadini per quanto riguarda le informazioni di matrice ambientale, sia per quanto riguarda l'aspetto cognitivo, quindi la semplice conoscenza e informazione, sia la partecipazione attiva. E fondamentali sono quelli che vi segnalo, gli articoli 5, 6 e 7 e 8 di questa convenzione, perché parla di raccolta e diffusione di informazioni ambientali, ma anche di partecipazione del pubblico alle decisioni relative all'attività specifica. Ad esempio, per quanto riguarda la questione del procedimento amministrativo in materia di tematica ambientale, la data di inizio della procedura,
la possibilità di partecipazione offerta al pubblico, la data e luogo delle audizioni pubbliche. Queste sono le prime cose, diciamo, centrali che fanno parte, diciamo, della trasparenza all'interno della pubblica amministrazione. E poi, ad esempio, la partecipazione al pubblico di piani, programmi e politiche in materia ambientale. La dicitura piani e programmi e politiche ambientali noi la ritroviamo sempre in linguaggio comunitario, perché ovviamente l'Unione Europea sopra pianifica, programma, progetta. La progettazione c'è, quindi è tutto sono delle classiche linguaggi europei che vengono utilizzati in tutti i settori, che portano a far partecipare il cittadino alla vita pubblica del paese. Ora, poi ovviamente tutto l'aspetto dell'accesso alla giustizia, qualora questo venga negato questo diritto all'informazione, che ovviamente sono vedute le giurisdizionali, che nel caso specifico di alcune norme di applicazione di questo principio di trasparenza, come il decreto legislativo del 2013 e il giudice amministrativo, in questo caso la convenzione rimanda alle giurisdizioni amministrative degli Stati membri, quindi sempre il giudice amministrativo, comporta, diciamo, tutta una serie di aspetti di divulgazione e di modalità con cui la trasparenza viene portata al cittadino. Posso dire un attimo, perché c'è una nota. La cosa bella è che è gratuito l'accesso alla giustizia, è gratuito, ma non solo per l'accesso alla giustizia, anche per quanto riguarda l'accesso all'informazione in queste determinate materie. Non si mette la notte da 16. Non si mette o da 258 o parametrata dal numero di pagine che tu hai, anche perché molte, ovviamente, col sistema open data di cui vi anticipo già, saranno pubblicazioni online, quindi ovviamente non sarà soggetto a pagamento. E vi dirò di più, sono informazioni per le quali non vale il principio della legge 241 del 90 dell'interesse concreto ed attuale che viene cavocato, perché l'interesse concreto ed attuale è a portare in capo la persona che faceva l'istanza di accesso agli atti, quindi avrà la metà dal cosiddetto interesse legittimo che si suole dire in ambito amministrativo. Questa, vista la materia, quindi bene comune che è su la cui definizione ovviamente sarà sempre molto discussa dagli addetti ai lavori, ovviamente visto il carattere di universalità di questi beni comuni, ci limitiamo a dire questo, ovviamente viene meno l'interesse concreto attuale dedicato alla persona, ma l'interesse della collettività in generale, e quindi ovviamente è un diritto di tutti. Perché questo? Ovviamente Manuel diceva, la complessità normativa che noi abbiamo aggiunto alla normativa è tale che se noi vogliamo conoscere un singolo aspetto, un singolo dettaglio che ci riguarda, non riusciamo a districarci da tutta questa serie di aspetti. Faccio una piccola parentesi, è ovvio che a livello di tecnica normativa noi abbiamo fatto un grosso sbaglio, presumo, perché siamo influenzati molto dai sistemi anglosassoni. Tu ne parlai in maniera positiva, ma i sistemi anglosassoni, come fattore applicato in quel tipo di contesto, hanno un fattore positivo e hanno una loro efficienza. Noi proveniamo da un sistema di diritto scritto con la presunzione negli ultimi anni di voler recepire questo sistema anglosassone e che ha un bel investitore di sistema di attuazione delle norme. Questo dove lo vediamo, questo sistema di attuazione di recepimento della tecnica normativa, ad esempio nei testi unici. Noi vediamo, ad esempio, nelle fonti comunitarie che sono connotate da questo sistema di common law, così viene detto il sistema anglosassone, nel momento in cui, nei primi due articoli dei testi, vediamo articolo 1 la finalità della norma, articolo 2 le definizioni, che noi dobbiamo ripetutamente. Ora, io faccio questa obiezione perché è un problema anche interpretativo. Se io utilizzo lo stesso termine nella definizione di un atto comunitario e poi questo stesso termine, un altro atto comunitario, una definizione diversa, ovviamente io devo guardare la disciplina di settore e poi c'è un termine generale. Questi sono degli aspetti che giuridicamente gli avvocati, i giudici, ovviamente ogni volta si trovano ad avere delle cause in tribunale che portano a una pluralità di pronunce giurisprudenziali sempre in maniera contraddittoria. Altro tema, lato positivo di quel, perché vi dico lato positivo della divulgazione universale dell'informazione come fattore anche che va a evitare il conflitto, giurisdizionale, perché ovviamente nel passato, in base a quella 241 che avevo citato io, molti ricorsi venivano rigettati per carenza di interesse, che è una cosa che viene sia nel giudizio civile che nel giudizio amministrativo. Questa carenza di interesse ovviamente è che il titolato, cioè colui che faceva il ricorso e ancora prima faceva l'istanza accessoria che gli veniva negata, ovviamente il giudice riteneva che questo mero problema di diritto faceva escludere la sua gli precludeva la discussione nel merito della sua istanza. Questa era un po' la casistica che era venuta. Ora,
andando a vedere un po' la ciccia, che non voglio essere molto prolisso e voglio collegarmi agli argomenti di discussione, sulla legge regionale è ovvio che come si applica questo sistema di controllo e di open data? Innanzitutto su quello che diceva prima Maria Laura sui QR, perché faccio una breve messa, appunto, come è stato detto prima, non è una legge di riforma del sistema delle spiagge, è una legge che va a modificare un'altra legge regionale molto più complessa e molto più articolata, che nasceva già zoppa di suo, apparata con un'altra maggioranza rispetto a quella che c'è adesso in regione, non si è da dirlo, e su cui ovviamente c'erano dei difetti di concettuali. Questi difetti concettuali sono stati apportati, ovviamente in 8 articoli non si poteva pretendere, di cui 6 sono quelli sostanziali che vanno a modificare la legge 12 del 2007, non si poteva pretendere di modificare tutto l'impianto. C'è un lavoro da fare sul sistema di individuazione delle spiagge, là ha un compito fondamentale la cittadinanza attiva, le associazioni, i comitati, ma tutto questo secondo me ha bisogno di un filtro. Perché? Perché nel fenomeno di cittadinanza attiva, io qua apro una parentesi, come sistema di controllo, cioè il controllo dei controlli ulteriori, perché abbiamo un controllo istituzionale che viene previsto dalla legge e poi un controllo che viene delegato alla legge alle associazioni e comitati. Se noi non riusciamo a essere responsabili come associazioni e come comitati ad avere un po' di buonsenso noi e farci individuare dalle istituzioni come titolati veramente a poter esercitare un controllo sulle attività dell'amministrazione e rimaniamo nel calderone delle associazioni mischiate, cioè da associazioni che sono titolate, che hanno un'autorevolezza e hanno delle competenze, e associazioni che esistono per puro criticare e non hanno la capacità di fare una proposta seria sul tema di aerito e delle spiagge, perché magari campano di fattori meteorologici per cui non ci devono essere stabilimenti balneari, che io dico è un fattore negativo per come l'abbiamo gestiti il sistema dell'attività produttiva. Io non dico che sono contrario agli stabilimenti balneari, io dico ci devono essere stabilimenti balneari con le spiagge libere e con le spiagge libere attrezzate. Sono parte di un sistema economico e di un capitale che noi dobbiamo riuscire a utilizzare nel libero mercato al meglio, ovviamente in base all'offerta che vogliamo dare, e utilizzarli non come improvvisazione per farci crescere famiglie per anni, ma come sfruttamento di circolazione dell'economia di mercato. E abbiamo visto come a livello locale negli anni, non per quanto riguarda gli stabilimenti balneari, ma per quanto riguarda le spiagge, che è un tema che abbiamo affrontato anche nell'ora X che veniva citata prima in un altro tavolo su cui è stato fatto anche un documento che verrà poi pubblicato successivamente, la questione dei requisiti di competenza per essa, che è un cruccio che è stato fatto sia negli stabilimenti balneari che per quanto riguarda le spiagge libere, è stato un motore di discrasia da tutte le forze politiche che c'erano sia in questa legislatura che in quell'altra. Esempio, se un sistema di controllo come quelli che noi stiamo solamente parlando, quindi contro l'associazione delle attrezze, si può dire che la politica magari non ci sia stata, però io mi ricordo che quel bando che venne fatto, che provò a fare la giunta Lizzani, se voi vi ricordate bene, la precedente legislatura, per cui vanno a affidare spiagge libere senza inserire requisiti di competenza particolare, ha portato all'occupazione dell'aula municipale per un sbaglio 3-4 giorni. Perché ovviamente se voi vedevate quel tipo di proposta di affidamento delle spiagge, cioè quel tipo di bando, non aveva nulla a che fare con quelli che sono i requisiti normativi di trasparenza che dovranno essere previsti. È ovvio quindi che è tutto bello la cittadinanza attiva, l'open data, ma se non riusciamo a regolarizzare e filtrare il sistema di controllo delle associazioni in modo tale da avere autorevolezza all'interno dei sistemi istituzionali, io penso che almeno con un minimo di buonsenso almeno non possiamo andare avanti. Io dico, concludo con un'ultima frase del professor Rodotà, che è stato tanto citato, che casualmente mi ero portato un libro suo perché avevo dato appunto alcuni spunti, Elogio al moralismo, che è una raccolta di articoli suoi che aveva fatto negli anni sia da più di Tangentopoli quando era deputato e altro. Quando lui cita appunto l'articolo 19 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, lui lo inquadra come il risultato di un processo di conoscenza aperto che lo allontana radicalmente da quella produzione di verità ufficiale tipica dell'assolutismo politico, che vuole invece escludere la discussione, il confronto, l'espressione di opinioni divergenti, le posizioni unitarie. Ecco, il confronto pacifico che noi cerchiamo è la finalità del controllo.
cioè noi contorniamo per avere poi un confronto pacifico sulle tematiche comuni. È ovvio che se ci si confronta in maniera battagliera, senza capire qual è il nocciolo della questione, l'efficacia del controllo che abbiamo, di cui abbiamo l'ambizione di esercitare, di vedere meno. E solo una cosa, la destagionalizzazione, quella che tu hai citato, io parlo solo questo, io penso sia un fattore positivo, ovviamente. C'è già un'altra legge. Sì, c'è già un'altra legge, però qua allora, venne fatto, io mi ricordo appunto mesi fa, quando sono qua c'era la vecchia giunta, ed è un fattore positivo iniziare con tutte le limitazioni del caso, perché comunque è una prima prova, perché poi ovviamente noi non dobbiamo anche tenere conto che non abbiamo a che fare con un imprenditoria balneare illuminata, quindi la visione di apertura ovviamente è la prima volta di stabilimenti d'inverno, comunque comportano anche dei costi, ovviamente dobbiamo dare delle controparti che sono lucide nell'analisi di sviluppo del territorio, che va oltre il turismo ovviamente estivo che occupa dove vediamo gli alberi pieni, ok? Spero di essere stato esaustivo e sono disponibile anche a qualche domanda. Io rimando appunto alla convenzione che vi avevo citato prima, al decreto legislativo del 2013 sugli articoli 25 e 28, la legge regionale, la guardate, però ovviamente leggete che quella legge, non tanto quella legge, ma quanto la legge del 13-2007 aggiornata ovviamente con le modifiche, così andare direttamente di là. E ovviamente l'ultima cosa, sui VUA comunali, più che quello regionale, poi dovremmo essere in grado di essere efficaci il controllo sui VUA comunali, per capire se quella proposta, ovviamente l'alternanza, venga rispettata e se riusciamo ad avere tanta autorevolezza da incidere su quel tavolo, per come verrà fatto. Grazie.